Giriamo questo video, rompe palle che non siete altro. Ciao a tutti amici e benvenuti sul canale Criminale. Sì, vabbè, però un po' più di enfasi, ma lei mi sa anche partita. Perché è il criminale? Dai, rifà. No, basta che è di Franchino il criminale, no? Tutte e due così, no, dai, proprio. Aspetta. Tu con la sinistra, bello fracico, tu con la destra. Le veline. Perché sono carine, ma. Diciamo che non brillate per la vostra intelligenza, no? Tra due ragazze con le corde mi serve Francesca a fare i discorsi sul culo. Ma non lo so se non mi conviene, secondo me mi conviene. Comunque, vabbè. Ciao a tutti amici e benvenuti sul canale di Franchino il criminale. Aspetta, ho sbagliato. Prima di tutto avete detto Franchino il criminale e qua invece dovrebbe essere Franchino e il criminale. Poi c'è, cioè, sei mia sorella, ma se ne sai queste cose, ma quando sei stata mia? Guarda, ti confonde mentre combatti. Tu sei secca, cazzo. Aia. Benvenuti sul canale di Franchino il criminale. L'abbiamo fatta dopo 10 volte. Che cosa facciamo oggi che tutti quanti? Prima di tutto tutti comunque in genere mi chiedono. Ah, innanzitutto sto qua. Qua la furia del nord. E con mia sorella. È la furia del sud. La furia del sud. È la furia di Roma Sud. La furia di Roma Sud. La sei di Roma Nord. Sei pure ricca, fracica. Vabbè, comunque oggi con loro facciamo un allenamentino da fare a casa con due cose due, cioè tipo la corda se ce l'avete, se no fa niente, mo fanno un po' di ginnastica a corpo libero e i pesetti da chilo. Per due motivi. Il primo perché tanti di voi me lo chiedono, ma ci fai un video tutorial su come allenarsi a casa con un po' di ginnastica a corpo libero o con poca attrezzatura? La seconda è il coronavirus! Il coronavirus! Distanza da 10 metri! Infatti il coronavirus è Krav Maga. Il coronavirus è Krav Maga, lo potremmo dire che è Krav Maga il coronavirus. Perché spazio vitale! Spazio vitale è Krav Maga, no? Il coronavirus è. Oh, spazio vitale! Quindi tocca stare un metro e mezzo, due metri, quanti so, e quindi facciamo un allenamentino. Io faccio per loro, io dirigo e basta, faccio il direttore artistico oggi. Ma perché ti allontani ancora di più? Ti allontani perché lo sai che ti gonfio. Ecco perché ti allontani, non per coronavirus. Facciamo sta allenamentino, sempre se il videomaker è preso su Wish, che non vedo l'ora che mo cambiano. Ci riprende pure poi i piedi, magari se abbiamo fatto allenamento io e te, ci fa cuspate, ci ha ripreso da qua a qua. Tutta la gente giustamente ha detto sì, ma i piedi mi riprendi. Avevo già un'attenzione particolare per il piede. Ma quanti tipi di feticismo esistono? C'è chi piace guardarlo, chi piace toccarlo, chi piace annusarlo, chi piace baciarlo. Vai a spiegare a gente che c'ho il cameraman. Parlocco, che non c'è una lira, no, tu ce l'hai i soldi. Mi sorella c'è i soldi, io non c'ho una lira, capito? Ma infatti perché non me dai qualche cosa ogni tanto? Cioè, viene tutto per te, tutto per te, poi c'è 9 mesi. Vabbè, mi è scemo, tu poi li spendi. Vabbè, io poi li... Cioè, li butto, li sputtano. Allora, e facciamo quindi un allenamentino da fare a casa con niente, praticamente. Così che vi potete fare a palestre chiuse. Non comunque non serve parlare, io sto tossendo. Vabbè, stai tossendo, quindi... Ah, perché ci dice il corona e ma attacchi. Covid-19. Vabbè, ma... Suona male. Ma perché ti sei bevuta la corona? Hai visto negli Stati Uniti una delle cose più ricercate? Corona, birra, corona. Non la stanno più vendendo. Non la stanno la più gente vendendo. Non la compra. Vabbè, ma è fake, mi sta a per culo. No, non c'è credo la gente è così stupida. Sì. Vabbè, effettivamente si guardano i Krav Maga. Va bene, allora, raga. Oggi che cosa facciamo? Usiamo solo la corda se ce l'avete. Se non ce l'avete, ginnastica a corpo libero e vi do 2-3 esercizietti da fare con i pesetti da un chilo. Allenamento fatto, arrivederci e grazie. Dai. Guarda, cominciamo con la corda. Fate corda. Ovviamente io non lo faccio allenando con 2 ore perché il video, ragazzi, deve essere 10 minuti. Non è che faccio un video di un'ora. Quindi comprimiamo ovviamente gli esercizi.
la corda la potete fare per un minuto e mezzo, ogni volta intervallarla dopo un minuto e mezzo con piegamenti di vari piegamenti, squat, affondi, burpees. Quindi per esempio adesso magari loro stanno a far corda già da un minuto e mezzo, 10 piegamenti, 10 piegamenti con le mani distanza delle spalle. Che spalle grandi che hai, guarda che c'è una percezione sbagliata del tuo fisico. Ancora, ecco, già così un po' meglio. Mazza Valentino come sei secca, però devo mettere un po' di muscoli qua perché siamo così secca secca secca, ma che ci stanno, dai. Mi ha inquadrato bene il brufolo quando mi sei avvicinato. Inquadra bene il brufolo, perché tutti dicono, Valentina, hai visto? Inquadra il suo? Tutti, guarda che bella la sorella di Franchino, che figa! Ma sei genetica, è genetica, va? Cioè, sta mezza scopa brufolosa, che tutti, oh che buona la sorella di Franchino! Dai, dai, il nuovo torna, subito, 10 piegamenti, il nuovo torna! Dai, che temino con la mano sola! Dai, corda, quindi 10 piegamenti, corda, 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 dai, 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 facciamo subito prendere i nostri follower a casa. A proposito, ma pensate a iscrivervi sul canale, raga, iscrivetevi sul suo canale, ma non è possibile, ci sono i gran maghi che stanno più iscritti per prendere il canale, no? Damogli uno scatto morale, combattiamo la gran magia anche con questo, non mi frega neanche like, commenti, iscrivetevi, è gratis, se trovate la scritta proprio lì in basso, non vi basta niente, supportate il canale e dammi uno schiaffo morale a tutti i gran maghi, dai, iscrivetevi, iscrivetevi, 10 piegamenti in mano, mille conti stretti, subito però, non è che te ne perdi tempo, non è che ce ne mette 3 ore, corda, poi dopo 3 ore piegamento, quindi sempre corda, un minuto e mezzo, intervallo da piegamenti, mani unite, gomiti stretti vale quella come li ha. Dai, ma non è che ne dovete fare 10, adesso è solo un esempio per far capire a casa. Fatene 3, fatene 2. Dai subito questa carta! Ma proprio questa me la volevo prendere io per fare questo tutorial. Mamma mia! Cioè, di tutti gli atleti che ho, perché veramente lì sa, beh, ci stanno quelli che fanno i tutorial. Oh. Che è? Non ti vuole bene, ma la vita non ti vuole bene, io. Comunque niente, tutti che fanno questi tutorial si guardano il compare tossico, si mettono i bendaggi con certa gente, io almeno le partite ragazzi, a forza di tutti gli atleti che ho, scelgo magari, vabbè mi sorella. Vabbè, poi? Vabbè, la del corpo. 10 piegamenti braccia larghe, dai! Però non è che ne dovete fare 10, dai, fatene 3. Su, e subito corda, subito corda, subito corda. Dai che sennò viene un video di 30 minuti. Ah, che disperazione, oh! Subito, guarda, 10 piegamenti Valentino, le mani verso l'interno, dai, mani verso l'interno, forza! Ci stai Valentino? Stai già faticato? Non stava più, questa è corona. Dai, 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 dai. Questa è piena di sera, parte di 4, ti sei aggregato, bravo. 10 piegamenti con le mani verso l'esterno. Io dico 10, ovviamente, per loro a casa, voi fatene 2-3 che stanno a posto, dai. Guarda di dotto come va, lei sì, no? Lei è forte e gracile. Rispetto al corpo per niente. Rispetto? Al corpo per niente. Come al corpo? No, dico le braccia rispetto al corpo, non ci va il grosso. Fai rispetto a di capo. Vedi che ti fai bella. Avanti! Non hai capito che dopo di me, no? Ma lo sai che il braccio di ferro l'ha fatto? Ma che basta, dai! Cioè, sì, capito, racconta tutte cazzate. Ok, 30 squat! 30 squat! Mi raccomando, il ginocchio che non supera la linea dei piedi, dai! Ovviamente fatene 5-6, guarda, si sente pure in posizione tipo in forma con genfonda, guarda! In forma con genfonda, dai, su! Che sei nella cassetta WHS degli anni 80, dai! Su questa corda, non ne dovete fare 30, dai! Saltate la corda, un altro minuto e mezzo, 20 affondi con cambio saltato, perché no, tanto. Bene, quasi il ginocchio a terra, 20 affondi con cambio saltato, non ne fate ovviamente 20, vai subito con sta corda. Dai! Ma ti chiamo a lavorare? Eh? Ti chiamo a lavorare? Ammazza, vado pure forte. E non è chiavi, no? Perché, ma devo tutta io, no? Allora. Perché non paghi? Zitta, muta, faccia piena. Perché non paghi perché sei mia sorella. Di dotto invece paga profumatamente. Vabbè, lei. Che ti fa pagare?
Ah, a me che ti insegno. 10 burpees. Abbiamo fatto tutti i piegamenti, poi 30 squat, 20 affondi con canto esaltato, 10 burpees. Mi raccomando, i burpees andate bene con le gambe dietro, tutte e due insieme, no, prima una con l'altra, piegamento, torno con le gambe, salto in estensione, stop. Questo, regà, come riscaldamento è perfetto, va benissimo, avete fatto il riscaldamento. Se siete skillati per andare in corde e skip, potete fare per alzare un po' il cardio, una ripresa da 3 minuti di 15-15, cioè 15 secondi di lavoro con la corda normale, 15 secondi di corde e skip. Se avete la corda, se non avete la corda, ginnastica a corpo libero, mettete le corde via. Allora, e non avete la corda? Perfetto, ginnastica a corpo libero, jumping jack, dai. Cambio. Cambio. Da questa posizione andate in alto ad incrociare le mani e mentre incrociate le mani e le braccia incrociate anche i piedi. Aprite e incrociate, aprite e incrociate. Mi raccomando, il movimento deve essere bene in alto dritto, non salutate. Non dovete salutare, dovete andare bene in alto dritto. Ok, cambio, saltello frontale, spostamento di peso da una gamba all'altra, alzate le mani fino all'altezza delle spalle. Saltello frontale, non in guardia, ti do. Frontale, frontale il saltello, non in guardia. Frontale, spostate il peso da una gamba all'altra, alzate le mani fino all'altezza delle spalle. Fino all'altezza delle spalle, dal basso fino all'altezza delle spalle. Cambio, dall'altezza delle spalle verso l'alto, sempre saltellando, dai. Ok, cambio, sempre saltellando frontale, spostando il peso, aprite bene le braccia, dietro la testa, verso fuori, verso l'alto, gomiti stretti, in avanti, in basso, veloce, ok, lo ripetete per 3, cerchietti, piccoli e veloci, mentre saltellate sempre. Piccoli e veloci, piano piano aprite, 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 ma braccia vicino alle orecchie, tirate fuori il fiato, scaricate e chiudete, 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 piccoli e veloci, cambio dall'altra parte, piano piano aprite, 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 aprite bene le braccia vicino alle orecchie, scaricate il fiato, stringete, 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 piccoli e veloci. Posizione di guardia, un braccio teso, l'altro gira. Gira dietro. Cambio guardia e cambio braccio. Ovviamente ragazzi, stiamo facendo tutto questo molto rapidamente. Questa ginnastica la potete allungare, fare di più. Adesso la stiamo comprimendo per farvi vedere tutti gli esercizi. Di nuovo, posizione di guardia normale, braccia alte da questa posizione vanno dietro. Non i gomiti, ti do braccia stese e vado indietro. Cambio guardia, stessa cosa. Di nuovo, guardia normale, braccia in avanti, prima apro una, poi apro l'altra. Prima apro una, poi apro l'altra. Cambio guardia, stessa cosa. Velocizziamo il tutto, ovviamente. Potete fare serie da 15, da 20, da 30, come vi pare. Di nuovo, guardia normale, adesso andiamo dal centro in diagonale. Prima da una parte, poi dall'altra, aprendo bene il petto. Cambio guardia, stessa cosa. Che qua voglio dire, mo vedi, aprendo bene il petto, almeno di torto. Ok, stop. Gambe divaricate, piedi dritti, ginocchia leggermente flesse. Andate lateralmente con il tronco, facendo scivolare le braccia lungo il corpo. Tirate su poi il gomito. E poi gomito, braccio guardando la mano che va alta. Circonduzioni totali del busto, sicuramente, da una parte, bene in avanti, bene dietro, dall'altra. Potete sciogliere la spalla, da una parte e dall'altra, cambio guardia, cambio spalla, da una parte e dall'altra, i polsi, le anche. Da una parte e dall'altra, le ginocchia, da una parte e dall'altra, interno e esterno,
esterno interno, tacco punta, mani sulle anche, saltelli sulle punte avanti e indietro, sinistra destra, e stop. Abbiamo fatto un po' di tutto, abbiamo fatto le articolazioni, abbiamo fatto le braccia, il tronco, le gambe. Potete fare la cuffia del rotatore, per esempio, tenete bene il braccio, aprite e chiudete l'avambraccio sia da una parte che dall'altra, in questo modo e in quest'altro, oppure in questo modo qui, tipo Totò, per chi se lo ricorda. Alzate le braccia, abbassate, ok, sempre per la cuffia del rotatore. Cosa manca? Il collo, primo ammortizzatore della nostra testa quando prendiamo i colpi, ok? Lo possiamo sciogliere o possiamo fare un po' di potenziamento. Come lo sciogliamo? Dite di no. Sempre gambe divaricate, piedi dritti, ginocchia leggermente flesse, mani dietro la schiena, dite no. Occhi sempre aperti, respirate sempre. Dite no in basso, dite no in alto. E poi non so, lateralmente. Adesso sempre stiamo comprimendo nel tempo per fare un video che non duri mezz'ora. Voi potete ovviamente allungare questi tempi. Dite sì due volte a sinistra, due volte al centro, due volte a destra. Circonduzioni totali del cavo. Dall'altra parte, sempre occhi aperti, eh? Se vi gira la testa non vi fermate, girate dall'altra parte. Pendolo da una parte e dall'altra. Andiamo un pochino a potenziare. Mano, palmo della mano destra sulla parete frontale destra. La mano spinge in obliquo la testa dietro, il collo fa azione contrapposta, quindi spinge in avanti. La stessa cosa la fate dall'altra parte. La stessa cosa la fate lateralmente. La mano tira giù la testa, la testa, il collo tira al contrario. Voglio vedere bicipite gonfio e collo che tira. Mi raccomando, non prendetevi la testa e la tirate indietro guardando verso l'alto. Lateralmente, da una parte e dall'altra. In avanti, stessa cosa, le mani tirano giù la testa, fa lavoro, forza contraria. Indietro, come incrociate le mani, pollice alto, sotto al mento, tirate indietro la testa, il pollice spinge dietro, la testa spinge avanti. Tutta la ginnastica che abbiamo visto prima la potete fare con i pesetti da un chilo. Adesso con i pesetti da un chilo facciamo altri 2-3 esercizi che vi potete fare a casa e che vi chiudono l'allenamento. Alziamo un po' da dome e avete vinto. Ok, dai, adesso facciamo un paio di esercizietti che potete farvi a casa con i pesetti da un chilo. Se non ce l'avete, Amazon, Decathlon, vi andate a comprare, costano 1000 lire. E bottigliette d'acqua, insomma, potete appunto, coronavirus, se non potete uscire, state in quarantena. Ginnastica del carcerato, poi questa è la che si chiama ginnastica del carcerato, ginnastica sul posto. Quindi, eh? La scuola viene al carcere, quindi... Vabbè, quelli perché stanno in giardino a fare beatboxing. Ok, posizione di guardia. Andiamo a lavorare in ripetuta, come se lavorassimo al salto. Quindi l'unico momento ammesso nel pugilato per andare sulle punte e non di girare per fare la catena cinetica. Andate sulle punte, diretto sinistro, punta destra, diretto destro, punta sinistra. In questo modo avete lo spin per lavorare in velocità. Braccia leggere, pugni che partono dal viso e tornano al viso. Lavorate in ripetuta al 70% della vostra velocità massima. Quando dico via, tre colpi al 100%. Via! Fatemi vedere bene la differenza. E tornate al 70, ovviamente. Via! E tornate al 70. Via! 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 Ok, questo qua lo potete fare per riprese da 3 minuti con un minuto di recupero. Oppure, se proprio sentite che ce la fate con le resistenze della braccia, potete lavorare 6-8 minuti da amatore consecutivi, va bene? Se sentite le braccia e le spalle che vi bruciano, non vi state causando nessun danno fisico, va bene, è giusto, tanto dopo 2 minuti che smettete già vi passa tutto, state lavorando significa. Altro che potete fare, sempre con i pesetti, sempre stile ripetuta,
al 70% della vostra velocità massima. Io adesso dico via, ovviamente questo via e questo stop è una cosa che vi potete dire da soli, state a casa, voi lo dite da soli. Io dico via, andate al 100% della velocità fino a che io non dico stop. Quindi non sono più tre colpi, è un lasso di tempo X che io decido, a mia discrezione. Ok? E tornate ovviamente subito a lavorare al 70. Provate, 70% della vostra velocità massima, via al 100%, stop e tornate al 70. Via, stop, via, stop. Ok? Oh. Questo è un altro esercizio che potete fare. Sicuramente con i pesetti potete anche fare del sano vuoto, sempre riprese da 3 minuti con un minuto di recupero. Ok? Come lo fate a fare un buon vuoto? Pensate all'azione che dovete svolgere, va bene? La svolgete, uscite. Anche cose semplici. Diretto sinistro, diretto destro, gancio sinistro. Ok, la penso, entro in azione, porto i colpi, bene con la catena cinetica e tutto, ecco, e saltello. La potete ripetere come ne potete fare un'altra. Diretto destro, flesso torsione, gancio destro, montante sinistro, saltello, diretto destro, flesso torsione, gancio destro, montante sinistro. Fate sempre riprese da 3 minuti con un minuto di recupero. Ok? Un po' d'addome. L'allenamento è fatto contro il coronavirus. Franchino il criminale. Arriva il vostro aiuto. Iscrivetevi al canale, non mettete mi piace, non scrivete commenti, ce ne frega niente, iscrivetevi al canale. Buon No, non ce ne frega niente, no, campanella, no, like, non me ne frega più niente, Valentino. Se sono belle il paio, senza la campanella. No, però la campanella ti arriva a notifica. Ma a noi ce ne frega niente, a noi si sono. Un po' di isometria. Dici? Dici la più. Ma isometria è già. Anziché fare il solito addominale. Ma no, va bene, addome, isometrie, fate quello che vi pare, basta che vi iscrivete al canale. Dai, ciao.